abbiamo parlato di due materie prime che apparentemente sono assolutamente diverse, cioè lo sono di fatto, però che hanno qualcosa in comune. Ecco qui, petrolio e zucchero. Per quello che dicevo che anche il caffè poteva centrare in qualche modo, perché anche se dicono che il caffè si beve amaro, che quello vero è amaro, però insomma molti ci mettono lo zucchero, ma insomma il caffè lo lasciamo un attimo a parte. Allora, raccontaci un po' cosa hanno in comune petrolio e zucchero. Allora, naturalmente ecco, sono delle correlazioni che chiaramente hanno questi due mercati, uno energetico e l'altro settore agricoltura e i soft praticamente, e questo ecco, la correlazione consiste nel fatto che soprattutto per quanto riguarda non tanto lo zucchero, diciamo, quanto la barbabietola, lo zucchero da dove naturalmente deriva il dolcificante, lo zucchero, viene a due campi di sviluppo, ovvero uno appunto proprio lo zucchero e l'altro è l'etanolo utilizzato nei trasporti, nei trasporti delle automobilistici, insomma, nell'utilizzo proprio energetico. Ed ecco che entriamo proprio a pieno titolo nella comprensione e la spiegazione del perché appunto c'è questa correlazione, ovvero grande richiesta di energia, come abbiamo anticipato prima, soprattutto dalla Cina, che sta lasciando alcune regioni addirittura al buio proprio per mancanza di corrente elettrica. Ecco che naturalmente lo switch da parte del Brasile, che è il principale produttore di zucchero insieme all'India, addirittura sembrerebbe esserci un deficit per quanto riguarda proprio la produzione non soltanto di zucchero ma proprio di barbabietola. Ecco che c'è naturalmente il Brasile che ha questa duplice possibilità produttiva e decide man mano dove indirizzare diciamo la raffinazione della barbabietola da zucchero, ovvero se conviene di più nello zucchero oppure se conviene di più nell'etanolo. Ecco la correlazione appunto nel momento in cui la barbabietola da zucchero viene convertita in etanolo, c'è questa correlazione con il petrolio, perché chiaramente la domanda è molto forte. Ecco, quindi se dovesse continuare la corsa al petrolio, perché grazie alla forte domanda che c'è e che continua ad esserci naturalmente, quindi ancora un input rialzista, lo zucchero dall'altra parte potrebbe subire un ulteriore deficit, in quanto verrebbe meno la raffinazione proprio di zucchero a favore proprio dell'etanolo utilizzato come energetico. E questo diciamo che è una realtà abbastanza, in termini probabilistici, abbastanza probabile, perché come abbiamo appena ricordato, se la catena di approvvigionamento continua ad avere questi difficoltà nella continuità, tanto più appunto ancora nell'approvvigionamento energetico abbiamo carbone, natural gas, petrolio, appunto zucchero, come abbiamo detto, che continuano nella loro barbabietola da zucchero, che continuano a crescere, a correre, perché appunto c'è grandissima fame di energie. Certo, beh, molto interessante. Così abbiamo iniziato anche la giornata con un po' di dolcezza, con un po' di immagini, per cui ringrazio la regia di zucchero, insomma. Ma lo zucchero, a te, al di là poi di questo parallelismo che abbiamo trovato col petrolio, ti piace? Cioè, quanto lo segui tu, Carlo? Te lo posso chiedere? Beh, oddio, mi piace nel senso che mi piacciono non esageratamente, però. No, non da mangiare, giustamente ti ho distratto con il discorso della dolcezza. No, adesso era una domanda prettamente. Sì. No, poi se ti piacciono i dolci, insomma, il dolce fa bene, anche per l'umore, ecco, va bene. Insomma, il cornetto alla mattina, ma non fa, insomma, eccetera, eccetera. Così abbiamo scoperto anche qual è la colazione di Carlo Vallotto, perché poi sai che c'è un po' di, cioè si ha sempre un po' la morbosità di scoprire cosa fanno i personaggi che si vedono magari in onda. Va bene, detto questo, no, ti piace, lo segui, è una materia prima che segui? Lo seguo, sì, okay. No, assolutamente, lo seguo naturalmente, non soltanto dal punto di vista alimentare, ma anche dal punto di vista proprio tecnico, diciamo di quello che è, per quanto riguarda appunto gli aspetti fondamentali e tecnici per quanto riguarda appunto lo zucchero. Sì. Due principali sono i paesi
produttori mondiali di zucchero, uno è l'India e l'altro soprattutto il Brasile, il principale motore in questo sistema di agricoltura, insomma degli agricoli. Zucchero che appunto, secondo le ultime statistiche, sembrerebbe in deficit proprio per lo switch che una produzione in deficit proprio per lo switch che sta facendo soprattutto il Brasile in questo momento. L'India, dall'altra parte, ha avuto delle problematiche dal punto di vista meteorologico, quindi minore produzione da questo punto di vista, e quindi ecco, lo zucchero potrebbe trovarsi in una situazione di deficit. Ciò non significa che il livello attuale di 20 dollari per libra per quanto riguarda lo zucchero sia un livello, cioè, o meglio, sia un livello di arrivo. Al momento, naturalmente, ci sono delle divergenze tecniche, quindi ecco, potremmo non assistere a una crescita immediata dello Certo. zucchero. Nel lungo periodo, però, potrebbe il trend dello zucchero continua nella sua crescita, perché dallo scorso settembre, che era 12 dollari, ci troviamo quasi al doppio, quindi ecco una crescita che comunque continua nel suo percorso rialzista, Sì. anche alla luce appunto di quello che abbiamo già ricordato, ovvero una possibilità di deficit.